Paola Federici, segretaria regionale dell'Associazione Cittadinanza Attiva. Su questa situazione che si è creata ormai oltre un mese fa sullo sversamento del toluene, che ipoteticamente potrebbe aver comportato delle conseguenze sull'inquinamento delle acque potabili, c'è adesso anche l'intervento della Gran Sasso Acqua che annuncia un intervento per vie legali alla Procura della Repubblica. La risposta di Cittadinanza Attiva. Noi non abbiamo risposta al momento, in quanto non abbiamo ancora questa denuncia formalizzata. Ci attiveremo nel momento in cui arriverà la denuncia. Noi, come Cittadinanza Attiva, abbiamo semplicemente risposto alle domande che ci hanno posto i cittadini attivi che hanno collaborato insieme a me nell'Assemblea territoriale dell'Aquila, per capire cosa potesse essere successo e perché si era arrivati addirittura ad un'ordinanza di non potabilità. Sono domande legittime dei cittadini. Abbiamo fatto delle richieste di accesso civico a varie società che erano coinvolte in questa vicenda. Abbiamo avuto delle risposte puntuali e quindi dalla lettura di quelle risposte ci siamo fatte ulteriori domande. Per cui se ci sarà una denuncia, noi l'aspettiamo e risponderemo al momento che arriverà. Queste domande rimangono tuttavia tuttora in piedi e ad alcune l'ARTA non ha risposto. Voi avete annunciato ulteriori accessi agli atti. Sì, l'ARTA è l'unica società che non ha risposto al nostro accesso civico. Non sappiamo cosa po possa essere successo, per cui rinnoveremo questo accesso civico, implementandolo però proprio alla luce dei dati che abbiamo acquisito, implementandone con altre richieste. Così come faremo con le altre società per delle risposte che magari ci sono sembrate poco complete e che magari non ci hanno completamente risolto i dubbi, come abbiamo già detto nel comunicato stampa. Ecco, nel comunicato si fa molta attenzione al fatto che ci sono stati due comportamenti differenti tra la Gran Sasso Acqua, qui sul versante aquilano, e la Ruzzo Reti sul versante teramano, e questa è la questione che più solleva dubbi. Sì, ci solleva dei dubbi, anche se ovviamente non abbiamo fatto nessun accesso alla Ruzzo perché non era coinvolta. Abbiamo soltanto appreso da articoli di giornale un loro comunicato stampa che diceva come avevano, operato in quella situazione, ma non abbiamo altri dati della Ruzzo. E abbiamo notato questa differente modalità operativa. GS Acqua però ha fatto dei controlli puntuali e continui durante tutto il giorno dell'8, se dico bene, a partire dalle 2 del mattino fino alle ore 18:30, se non sbaglio, potrei sbagliare con l'orario, però fino a sera comunque hanno continuato a fare controlli continui, su questo non c'è dubbio. Ecco, Cittadinanza Attiva, insomma, è sempre attenta nel cercare di mostrare la trasparenza degli atti amministrativi, e questo è lo scopo per cui avete fatto questa richiesta di accesso Certo, agli atti. questo ci è concesso anche proprio dalla normativa che prevede gli accessi civici, che non possono farli solo associazioni, ma può farlo chiunque. È chiaro che nel momento in cui facciamo degli accessi civici perché è uno strumento utile, uno strumento che dà garanzia di trasparenza, è chiaro che avevamo dei dubbi. Ed è per questo che abbiamo fatto questi accessi. Non l'avevamo noi solo come associazione, ma ci è stata sollevata ovviamente dalla popolazione, da iscritti alla nostra associazione, ma anche da simpatizzanti e persone che comunque ci conoscono.